Venerdì 7 maggio il dato sui non-farm payrolls, che misura il numero di lavoratori negli Stati Uniti ad eccezione dei lavoratori agricoli, ha evidenziato la creazione di 266.000 nuovi posti di lavoro, rispetto ad aspettative pari a 1 milione di unità. Sebbene il dato sia deludente, occorre considerare due importanti circostanze che ne ridimensionano in parte la debolezza. La prima è il fattore di aggiustamento stagionale che il Bureau of Labor Statistics utilizza per depurare il dato numerico grezzo delle prevedibili fluttuazioni mensili ricorrenti. Se guardiamo infatti al dato grezzo destagionalizzato, osserviamo 1.089.000 nuovi lavoratori in più rispetto al mese precedente, che è vicinissimo alla media dei valori osservati per il mese di aprile nel corso degli ultimi 10 anni, che era di 1.070.000 posti. Così come il fattore di aggiustamento utilizzato per l'aprile 2021, che è pari a 823.000 lavoratori. Questa coincidenza può essere fuorviante, non sappiamo infatti se questo sia un mese perso per il recupero occupazionale post-Covid, oppure i posti creati siano tutti nuovi e la correzione di 800.000 posti di lavoro circa per stagionalità sia invece ingiustificata perché il Covid impedisce la normale stagionalità, per esempio la riapertura in ritardo sulla stagione calda. In quest'ultimo caso vedremo dei recuperi clamorosi nei prossimi mesi. Inoltre, gli indicatori che aiutano a capire i segni di occupazione futura, come la disoccupazione temporanea, non sono peggiorati affatto. Infine, l'alto valore dei guadagni orari medi suggerisce un certo grado di pressione salariale che potremmo associare ad alcune frizioni nel mercato del lavoro, in quanto persistono alcuni colli di bottiglia che rallentano il processo di riassunzione e rafforzano la tesi del problema di misurazione sul dato riferito ai lavoratori complessivi. Mercoledì 12 maggio, poi, il dato sul CPI americano ha suscitato timori opposti, superando di gran lunga le attese con un incremento mensile di 0,8 contro lo 0,2 atteso e portandosi al 4,2 tendenziale, 1,06 sopra le attese. Il dato mensile depurato delle componenti volatili di cibo e energia ha sorpreso anche di più. Dunque, se la maggiore dinamica del prezzo del cibo e energia rimane responsabile di una differenza nel dato tendenziale rispetto a quello core, che è del 3%, non è invece responsabile della sorpresa di aprile. Per questo bisogna andare a cercare tra le altre componenti del paniere, tra le quali spicca ad esempio il 10% di aumento del prezzo delle auto usate, del 7,6% delle tariffe alberghiere e del 10% abbondante di quelle aeree. Verosimilmente molti di questi aumenti non sono sistematici, bensì una tantum legati alla riapertura di alcune attività oppure a fattori temporanei. La lettura che diamo di questi due dati è che entrambi rappresentino una sorta di eccezione rispetto alla tendenza che ci aspettiamo nei prossimi mesi. Rumore statistico più che segnale. Da un lato, l'occupazione dovrebbe tornare a salire fino a riassorbire i 7 milioni e mezzo di posti di lavoro ancora mancanti per tornare alla situazione pre-Covid e proseguire anche oltre grazie al graduale reintegro di molti lavoratori scoraggiati, spaventati o spiazzati a causa di mancanza di competenze che oggi sono usciti dalla forza lavoro e stentano a rientrare. In pratica l'obiettivo di Biden, in apparente sintonia con Powell della Fed, sembra sia la piena occupazione, definita tenendo conto anche del recupero nelle fasce dei lavoratori più colpite. Dal lato della dinamica inflazionistica, ricordiamo che il CPI tendenziale era atteso già alto, sopra il 3%, grazie al cosiddetto effetto base, ovvero al confronto con un indice in ritirata temporanea nei primi mesi di lockdown del 2020. Gran parte dell'oltre mezzo punto percentuale in più rispetto al dato tendenziale previsto deriva comunque da fattori che abbiamo visto sono di natura temporanea fino a prova contraria, come ad esempio il rincaro delle auto usate a causa della difficoltà di produzione per mancanza di componenti elettronici al momento della riapertura post-Covid. Se hanno ragione i nostri economisti, quelli del Fondo Monetario e quelli della Federal Reserve, entrambi questi fattori, quello tecnico e quello legato alla pandemia, sono destinati a scemare nei prossimi trimestri, facendo rientrare il CPI al 2,5% entro fine dell'anno prossimo, 2022. Ma dalla fine di quest'anno l'output gap sarà positivo, cioè la domanda di beni e servizi supererà l'offerta, esercitando un po' di pressione sui prezzi.
Quale effetto prevarrà tra calo tecnico e spinta macroeconomica? Dipenderà anche dal mix di politica fiscale e monetaria orchestrato da Yellen e Powell. Un dubbio lecito che ricorrerà tra gli analisti è se l'offerta, sia per quel che riguarda il lavoro, sia per la produzione di beni e servizi, non sia sufficientemente elastica per far fronte all'incalzare della domanda. Una volta raggiunta la piena riapertura e mentre ci avviciniamo alla cosiddetta immunità di gregge, che per gli Stati Uniti è prevista per la fine dell'estate. Se la tendenza emersa con gli ultimi dati sul mercato del lavoro e inflazione americani fossero confermate nei prossimi mesi, esse indicherebbero una ripresa inflazionistica senza occupazione, una stagflazione in cui la stagnazione in realtà riguarderebbe l'occupazione, non la crescita, visto che continuiamo a prevederla al 7%, ma piuttosto una situazione come la jobless recovery seguita alla crisi del 2008. Un simile scenario, che per noi resta di rischio, metterebbe però in imbarazzo la politica economica sia di Biden che della Federal Reserve. La politica fiscale andrebbe incontro a critiche, ad esempio sui sussidi che disincentivano il rientro al lavoro e probabilmente anche il programma di spese infrastrutturali in procinto di approdare al Congresso. Per la Fed la sfida sarebbe ancora più ardua. La divergenza dei dati di occupazione e inflazione metterebbe in tensione i cardini del doppio mandato della Banca Centrale Americana, che è legato alla piena occupazione da un lato e alla stabilità dei prezzi dall'altro. Da quando l'estate scorsa la Federal Reserve ha ridefinito la sua funzione di reazione, non abbiamo dubbi sulla priorità attualmente assegnata al primo, ovvero all'occupazione. Affinché la banca centrale statunitense non sembri tradire il secondo, bisogna però che riesca a convincere anche il mercato, oltre ai membri del Federal Open Market Committee, che la fiammata dei prezzi sia di natura temporanea, nonostante il ritardo programmatico di reazione della politica monetaria. Per ora il mercato appare assolutamente allineato a questa lettura. Infatti il dato sull'inflazione più scioccante degli ultimi 20 anni è stato in realtà accolto dal segmento obbligazionario con estrema compostezza. Addirittura i rendimenti reali a termine, che segnalano se gli operatori vedano la necessità di rialzi più rapidi una volta superata l'emergenza, sono saliti di appena 7 punti base per poi rientrare al di sotto del livello di chiusura prima del dato. Si tratta di un mercato fin troppo compiacente? I mercati fixed income sono solitamente un po' meno emotivi rispetto a quelli azionari e non vedono un dato singolo come conclusivo sul tema dell'inflazione. Poi bisogna anche dire che i rendimenti obbligazionari, in particolare americani, avevano già incorporato una rimozione dello stimolo monetario in tempi più ravvicinati rispetto alla guidance della Federal Reserve. E la Fed stessa, nonostante la sorpresa sulla forza dei dati di inflazione, rimane compatta nella comunicazione sul fatto che lo spike sia transitorio. Tutto questo ci rassicura sulla relativa stabilità degli obbligazionari nel prossimo futuro, ma ci espone alla possibilità di un'accelerazione della Fed una volta raggiunto il pieno impiego. Restiamo perciò corti di duration, anche in considerazione appunto delle valutazioni. Infatti, pur pensando a un'inflazione di tipo temporaneo anche noi, riteniamo il mercato del reddito fisso un po' ottimista, con i tassi reali a 5 anni tra 5 anni ridiscesi a meno 0,40, livello che va confrontato con una stima del tasso neutrale pari a 0 e destinato semmai a salire verso 0,5 nel lungo periodo. L'inflazione di break-even si è allargata ancora, ma senza strappi, e soprattutto sulle scadenze fino a 5 anni. Ora il sentiero è dal 4% al 2,5%, ma comincia a essere difficile immaginare ulteriori aumenti a meno di overshooting persistente, ovvero di quello che riteniamo lo scenario di rischio. I titoli indicizzati all'inflazione rimangono però meno rischiosi dei nominali. Il dollaro ha scambiato in un range di meno dell'1% sulla settimana, davvero nulla di rilevante su questo fronte. Rimarrà abbastanza stabile nello scenario di base, con un'inflazione che non esplode e tassi nominali in graduale risalita, mentre scivolerà probabilmente in modo più marcato in uno scenario eventuale di stagflazione non previsto. I movimenti più violenti si sono registrati sui mercati azionari e ancor più sugli indici di volatilità relativi, S&P e Eurostox, dai massimi post non-farm payrolls ai minimi di giovedì 13, hanno corretto di quasi il 5%. Il primo contratto sul VIX ha fatto registrare un'escursione invece del 50%, da 18 a 27, su un sell-off appunto di 5 punti dell'S&P.
Sul fronte azionario ci sono da fare due considerazioni. La prima è che il posizionamento sul mercato statunitense sembra tirato, le valutazioni in alcuni casi elevate e il sentiment meno positivo, anche per l'aspetto di stagionalità negativa dei mesi di maggio e di quelli estivi. Il mercato è meno supportato anche dal retail, la cui partecipazione è calata sostanzialmente dai livelli di inizio anno. La volatilità di questa settimana è probabilmente spiegata anche con questo. La seconda considerazione è che più si delinea uno scenario di crescita con inflazione, piuttosto moderata, come quella che ci aspettiamo, ossia uno scenario di Goldilocks, e meglio sarà per le performance azionarie complessive, per i tecnologici, per i temi growth e per i temi ciclici. Più diffusi saranno invece i timori di stagflazione e più saranno favoriti i titoli value, i finanziari, oltre ovviamente alle materie prime. Noi manteniamo un posizionamento complessivamente costruttivo sulle azioni, ma con una maggiore presenza di esposizione tramite opzioni, date le incertezze e le buone performance azionarie da inizio anno. Penso che episodi simili a quello visto la settimana scorsa si possano ripetere con una certa frequenza nei prossimi mesi. Noi continueremo ad aggiornarvi con contenuti flash come questo video e tramite i nostri webcast mensili. Guardiamo avanti con Pictet.